Buongiorno a tutti, grazie alla vostra affezione per il circolo, soci, simpatizzanti e chi ci sostiene. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Abbiamo Andrea Chezzi, musicista, soprattutto specializzato in musica antica, e l'intervistatrice che voi già conoscete, Ellie Stern, specializzata in musica. Introduco brevemente Andrea perché troverete tutto su YouTube, troverete tutti i suoi pezzi, le sue performance musicali, però vale la pena sottolineare un paio di cose della sua vita molto molto interessanti. Intanto Andrea ha studiato musica anche con lo zio Lino Chezzi, professore d'orchestra al Teatro della Scala di Milano, si è diplomato in organo, clavicembalo e in composizione al Conservatorio Boito di Parma. Ma non solo, si è anche laureato in lettere all'università con una tesi sulla vita musicale alla corte parmense del Settecento. Ha pubblicato anche un saggio molto interessante, un saggio sul rapporto tra il duca di Parma, Ferdinando di Borbone, e la musica, che è apparso in riviste specializzate. Ha seguito corsi di musica antica e questo è molto importante perché lo vedremo poi alle prese con organi antichi, organi originali. E, ha partecipato a tantissime rassegne musicali e tiene concerti in diverse città italiane. Ha collaborato con ensemble vocali e strumentali e ha inciso parecchi dischi, sempre operando su organi storici. Abbiamo l'intervistatrice che è già conosciuta agli amici del circolo ed è Ellie Stern, e oltre a essere una mia amica, è anche una donna eccezionale che è nata in Israele, ha vissuto a Milano, trasferitasi a Londra, si è laureata in filosofia alla Statale a Milano, con una bellissima tesi sul demoniaco dei Conte d'Hoffmann di Offenbach. Dopo un periodo di formazione presso la Staatsoper di Berlino, è stata per 10 anni responsabile dell'ufficio stampa ed edizioni di Ferrara Musica, collaborando con Claudio Abbado. Ha inoltre lavorato anche alla promozione del catalogo di musica contemporanea della RAI e come traduttrice e scrittrice di saggi ha curato anche l'epistolario della famiglia Mozart. Il suo primo romanzo, Suono Rosso, uscirà tra poco e senz'altro l'avremo come ospite. E non come intervistatrice, molto presto. Adesso lascio la parola a Ellie che intervisterà il nostro ospite d'onore, Andrea Chezzi. Grazie. Grazie mille, Etta, grazie per questa bellissima presentazione, queste parole gentilissime su di noi. E passo subito a fare qualche domanda ad Andrea. Come ha detto Etta, dunque, tu sei nato in una famiglia in cui c'era già la musica, tuo zio era un musicista nell'orchestra della Scala. E allora mi chiedevo se questa tua passione per la musica sia nata in famiglia o comunque, insomma, da dove viene, se sicuramente hai cominciato da bambino. Quindi com'è stato il tuo primo approccio musicale e come mai poi hai scelto proprio di suonare l'organo, che è una scelta abbastanza specifica e particolare per un musicista, insomma, è un percorso originale e volevo sapere un po' com'è nata questa passione per l'organo. Grazie Ellie, e grazie ancora per l'invito ovviamente. Sì, la mia passione per la musica è nata da bambino e da adolescente, una cosa strana un po' allora come ancora di più oggi che ci si appassioni all'organo e al clavicembalo, questi strumenti molto molto di nicchia. Però avevo la musica in famiglia, sicuramente ha aiutato questo mio zio, professore d'orchestra alla Scala, che quando andavo a trovare mi portava proprio anche nel teatro mentre c'erano le prove col maestro Muti, quindi mi portava in giro un po' semiclandestinamente alla Scala. E poi avevo un altro parente, un cugino che invece cantava nel coro della Scala sempre, e quindi già un po' la musica circolava. Inoltre ho avuto la fortuna che proprio vicino a casa mia, dove abitavo allora, cioè a Colorno, in provincia di Parma, avessero restaurato uno strumento molto importante, che era appunto l'organo del Duca di Parma,
Ferdinando di Borbone, un organo Serassi della fine del Settecento, e quindi tenevano delle rassegne a cui io andavo a sentire, in cui passavano i più grandi interpreti del mondo, di musica antica, Leonard piuttosto che Tagliavini, Koppan, Isois, passavano tutti di lì, quindi un bambino adolescente li andava a sentire già con lo zio che, diciamo, spingeva dall'altro lato, e un po' così la suggestione tra la musica e la storia ha fatto sì che poi decidessi di fare sia il conservatorio e sia gli studi storici. Poi non ho più finito e alla fine mi ritrovo a occuparmi di musica fino ad adesso. E la vita di organista, cioè com'è? Hai a che fare con la vita della chiesa, visto che insomma gli organi più belli, più importanti si trovano nelle chiese, oppure più come la vita di un musicista, insomma di un pianista, fai concerti a prescindere, insomma, o sono un po' di tutte e due le cose? Eh sì, è un po' un ibrido, diciamo, bisogna avere a che fare con gli ecclesiastici, e sicuramente la musica non è la loro prima occupazione o preoccupazione in Italia in questo periodo. Bisogna avere a che fare con gli organizzatori dei relatori artistici delle rassegne a cui presentare progetti che possono essere di un certo interesse anche per loro, e poi bisogna anche avere a che fare con i restauratori, cioè con gli organari, perché almeno nel mio caso mi occupo di strumenti antichi, e quindi bisogna interfacciarsi anche con queste particolarissime figure che sono i restauratori di organi antichi. Ce ne sono pochi, però sono degli artigiani di una perizia infinita, che si interfacciano a loro volta con soprintendenze, quindi è un discorso molto complesso. Senti, e nel maggio del 2019 tu hai registrato un album che è uscito per Brilliant Classics e che è dedicato alle sonate di Cimarosa. Solo per dare un po' di contesto, dico qualche parola su Cimarosa per chi non lo conoscesse bene. Cimarosa è un compositore nato nel 1749, quindi insomma diciamo per 7 anni prima di Mozart, è nato vicino a Napoli e in una famiglia molto molto modesta, ma grazie al suo incredibile talento musicale fin da bambino fu notato dai monaci presso cui studiava e entrò in uno dei più grandi conservatori di Napoli, dove ebbe la sua formazione, e si impose in breve tempo come uno dei più grandi rappresentanti della cosiddetta scuola napoletana, che è una scuola operistica fondamentalmente, famosissima soprattutto per il repertorio buffo, quindi scrisse moltissime opere buffe, tra cui il suo capolavoro Il matrimonio segreto, e le sue opere vennero suonate un po' in tutta Europa, e tanto che a un certo punto fu addirittura invitato da Caterina II di Russia a diventare il suo maestro di cappella. Si recò in Russia, dove stette per qualche anno, poi probabilmente aveva freddo, il clima non gli si confaceva, c'erano un po' di problemi, decise di rientrare a Napoli. E ebbe una carriera comunque di grande successo. Poi ebbe dei problemi politici verso la fine della sua carriera, ma questo è un altro capitolo. Quindi molto famoso come operista. Infatti oggi quando si pensa a Cimarosa si pensa soprattutto alle sue opere, sia serie sia soprattutto buffe. Questo però non gli impedì di scrivere moltissima anche musica strumentale, scrisse concerti, sinfonie, e scrisse appunto queste 32 sonate per forte e piano,
che una parte delle quali sono state poi appunto registrate da te. E queste sonate sparirono un po' dal repertorio, come molta parte del repertorio antico, e furono riscoperte nel XX secolo. Volevo quindi chiederti come è nato un po' questo progetto, come ti è venuta l'idea di eseguire queste sonate, come le hai scelte e come mai hai deciso di eseguirle proprio all'organo. Sì, grazie per questa domanda. Diciamo che per tutti quelli che, come me, hanno studiato strumenti a tastiera una ventina d'anni fa o qualcosa di più, insomma, Cimarosa era confinato un po' in un angolo insieme ad altri compositori del suo periodo italiani e incluso in una specie di cornice che si chiamava i clavicembalisti italiani, cioè editori come Ricordi, Caris, facevano queste antologie di clavicembalisti italiani che erano ad uso dei giovani pianisti che dovevano espletare alcune prove dei programmi ministeriali in cui era prescritto un brano di questi clavicembalisti italiani, e lo facevano un po' controvoglia, nel senso che di solito i musicisti che si occupavano di strumenti a tastiera erano più orientati verso il grande repertorio romantico, comunque personalità della Mitteleuropa, e questi clavicembalisti italiani erano visti un po', insomma, con una certa diffidenza, se non in maniera quasi spregiativa. C'era, oltre a Cimarosa, c'era Galuppi, c'era Padre Martini, c'erano tutta una serie di nomi sconosciuti ai più e anche ai musicisti, non è la verità, tutt'oggi, che anche io quindi ho affrontato e senza particolare slancio, diciamo. E poi l'ho ritrovato, questo Cimarosa, nei concerti di un grande organista italiano, forse il più grande del XX secolo, che è stato Luigi Ferdinando Tagliavini, che è scomparso pochi anni fa, e ho visto che Tagliavini includeva delle sonate di Cimarosa ai concerti di inaugurazione di strumenti antichi restaurati, e da lì ho ripreso a interessarmi un po' di questo ambito e a includere anch'io nei miei concerti delle sonate di Cimarosa. Quindi ho avuto anch'io delle inaugurazioni, e quando ho trovato lo strumento giusto, cioè uno strumento di Boschini, un autore padano del Settecento, organaro, dico, e avvicino a Reggio Emilia, a Brugneto, poi ampliato proprio inizio Ottocento da Cavalletti, che erano altri organari locali. Poi la parrocchia era dell'idea di fare un CD, allora ho fatto una piccola ricognizione, ho visto che appunto di Cimarosa, nello specifico per strumento a tastiera, ci sono molte incisioni al pianoforte e al fortepiano, però non c'era nessun monografico dedicato a lui all'organo, come invece già cominciava a fare Tagliavini. Quindi ho deciso, ecco, di registrarlo io, anche perché poi Cimarosa è rimasto organista by Borbone per 40 anni, quindi è uno strumento che gli era congeniale. Poi sarà cacciato per motivi politici, appunto, perché simpatizzante un po' troppo per i francesi, però a differenza di Mozart, che invece verrà cacciato subito con una sonora pedata nel sedere dall'arcivescovo Coloredo, lui mantenne il posto fisso, diciamo, per una quarantina d'anni, e quindi queste sonate di Cimarosa, che poi sono così eseguite, ma pochi sanno che rimangono in un unico manoscritto come fonte principale, che è a Firenze, fra l'altro un manoscritto non autografo, un manoscritto tardo e un manoscritto a più mani, cioè di più mani di più copisti. Quindi l'autografo si è perduto. Sì, si è perduto, assolutamente. Sì, dall'analisi stilistica e poi confrontandoli con altri pezzi, peraltro destinazione strumentale, si è risaliti al fatto che in effetti, come a manoscritto recita, sono di Cimarosa, però insomma sul fatto che su quale strumento sia loro più congeniale, insomma, si potrebbe discutere. Certo, il pianoforte rimane sempre, o il fortepiano come c'era allora, la scelta principale, questo non si discute, però insomma una esecuzione all'organo, quantomeno per completezza nel panorama degli studi di esecuzione di Cimarosa,
secondo me ci poteva stare molto. Questo senza volere paragonare Cimarosa con le sue sonate a Mozart, Beethoven, Haydn, perché sarebbe un paragone improprio. Insomma, questa musica, se uno l'ascolta, deve ascoltarla con l'ottica giusta. Le sonate, per esempio, di Mozart, di Beethoven, di Haydn erano state scritte già per essere pubblicate, e poi le sonate di questi dei grandi autori erano scritte per un pubblico molto alto e molto ampio, erano scritte per un pubblico molto ampio e forse anche per lasciare sicuramente una traccia di sé nei decenni, nei secoli a venire, mentre la musica di Cimarosa è scritta sicuramente per una cerchia molto ristretta, insomma, per dei salotti più che altro nobiliari, e senza velleità estetiche di nessun tipo, ma semplicemente per la gradevolezza. Quindi quando le si ascolta, uno deve far mente all'unica di solito idea musicale che viene proposta e un po' sviluppata, senza cercare niente di particolare o di più. Se uno si accontenta, fra virgolette, della bontà di questa di spunti che Cimarosa dà, che sono di un gusto fra l'altro infinito, perché lui ha una vena melodica e ritmica inesauribile praticamente, allora potrà godere appieno di queste sonate. Infatti una critica appunto a questo CD che ho appena fatto è stata quella di paragonarla a un box di caramelle musicali da assaporare poco alla volta. E quindi questa è la diciamo il modo giusto in cui approcciarsi questa musica, senza ci vuole molta molta perizia nel proporla e una mente aperta per ascoltarla. Bene, propongo quindi che di scartare adesso una di queste caramelle. Magari possiamo procedere con il primo ascolto, se ci dici qualche parola per introdurlo, e così insomma sappiamo che cosa ascoltare e a che cosa fare attenzione. Sì, io propongo un ascolto, una sonata, un larghetto in tempo lento per questo primo ascolto, una prima parte. Ascoltata ai tre strumenti di seguito. Ecco, il primo strumento a cui lo ascolterete è il pianoforte, quindi l'esecuzione pianistica che voi sentirete è eseguita dal pianista in maniera assolutamente perfetta e impeccabile, e l'impressione, almeno quella che si ha da un ascolto di una sonata come questa al pianoforte, per parte mia è quella di trovarsi quasi in una tristezza immobile. A me fa venire molto in mente la malinconia dei paesaggi, dei quadri di Chirico, della Metafisica, proprio questa melodia perfettissima che si staglia nel vuoto. E questa sicuramente è molto convincente come proposta, mentre se si ascolta al cembalo, uno troverà che la malinconia, la tristezza, ha l'aria un po' più mossa, in un clima un po' più vibrante, e infatti il pizzicato anziché il percosso dà una scossa appena percettibile, che però ha il suo perché anche in questo caso. E mentre se la si ascolta all'organo, viene esaltato il carattere lirico. Cioè, l'organo può tenere i suoni a lungo, a differenza del pizzico o della percussione del pianoforte, e quindi si esalta un'altra qualità ancora. Quindi si trova la stessa musica, però vista secondo ottiche differenti e tutte convincenti. Mentre ascolterete questa sonata, io per ogni strumento ho scelto un'immagine. La prima immagine è di quella del fortepiano, proprio che Caterina di Russia ha regalato sia a Paesiello che a Cimarosa, per darvi l'idea di come in realtà lo strumento che lui avesse a disposizione fosse molto molto differente dal pianoforte moderno. Mentre per l'esecuzione al cembalo vedrete proprio un cembalo napoletano dell'epoca, e per l'esecuzione all'organo invece vedete proprio la facciata dell'organo Boschini, che io ho utilizzato
per eseguire questo disco. Quindi buon ascolto. Adesso volevo chiederti, adesso che abbiamo ascoltato questo brano, abbiamo visto che alcuni di questi lavori, che molti come dei lavori settecenteschi e anche di musica antica sono spariti, che non ci sono autografi, che bisogna un po' ricostruire le partiture, a volte riadattarle, ma tu appunto hai suonato questo brano all'organo, quindi avrai dovuto fare qualche adattamento, che insomma è un repertorio che non è lì tutto scritto, comodo,
in edizioni accessibili e che richiede un certo lavoro di ricerca. E infatti anche, insomma, dal tuo curriculum si vede che tu hai fatto studi musicologici, hai scritto, hai fatto ricerche, insomma, in questo ambito sulla musica del Settecento. E mi interessava un po' capire com'è, cioè, che legame c'è tra la tua attività di studioso e quella di esecutore, se le due cose si influenzano a vicenda, come porti avanti i tuoi studi musicali e, diciamo, accademici o di ricerca? Grazie per questa nuova domanda, perché mi dà modo di parlare su come lavoro in realtà di solito durante la mia attività. Ma in realtà questi due aspetti, quella di storico musicologo e quella di musicista, non sono in contrapposizione, ma anzi si completano molto e direi quasi sono necessarie l'una all'altra. E intanto per chi si occupa di esecuzione musicale sicuramente rende l'esecuzione più consapevole, quella di avere un retroterra di studi solido. E dall'altra parte, per chi si occupa di studi musicologici, rende questi studi un più o meno aridi, quella di poter anche accedere in prima persona alla musica di cui si occupa. A me interessa soprattutto il primo aspetto, cioè di come una solida preparazione musicologico-storica corrobori un'esecuzione ai giorni nostri. In particolare, insomma, quella dell'artista puro è un po' un retaggio romantico che sicuramente a cui tutti siamo affezionati, però è un po' differente, ecco, dalla realtà dei fatti quando ci si trova a operare in prima persona. E secondo me dietro un buon esecutore ci dovrebbe essere, anzi secondo me c'è sempre, anche un buono studioso. E per quanto mi riguarda, ecco, nel mio piccolo, le mie produzioni, che sono sia che si tratti di concerti sia che si tratti di CD, sono sempre frutto di un lavoro di ricerca, non sono idee estemporanee o intuizioni, perché bisogna un po' orientarsi in una selva quando si affronta un certo repertorio. In pratica bisogna orientarsi tra le partiture antiche, cioè le edizioni musicali antiche, magari in più edizioni, magari trovare quella migliore, confrontarle. Poi ci sono i manoscritti dove non arrivano le edizioni musicali e qui comincia un altro mare magnum proprio terminato. E poi ci sono i dati biografici dei compositori, perché per orientarsi fra partiture e manoscritti bisogna risalire poi ai dati biografici. E poi gli studi musicologici, perché non si può andare alla cieca, bisogna seguire una direzione quando uno prende le proprie scelte musicali. Poi viene il momento di confrontarsi con gli strumenti musicali antichi, quindi scegliere cosa eseguire, a quale strumento e anche quando si è scelto lo strumento, che tipo di strumento usare. Faccio anche esempio anche il clavicembalo ben temperato, tutti conosciuto, però è un'ottica un po' particolare, nel senso sono molto essenziale la partitura assolutamente e l'esecuzione su un clavicembalo, magari dell'epoca del Settecento, dell'epoca di Bach, inquadrando solo le mani, perché una persona che guarda su YouTube può trovare di tutto, però un interessato, magari musicista, è più interessato a vedere un po' di trucchi del mestiere, di chi esegue e poter avere uno spunto, magari se lo deve eseguire anche lui, per confrontarsi con un'esecuzione dell'altro, ma non un'esecuzione in studio che interessa magari poco, ma un'esecuzione dal vivo in cui si vedono le diteggiature, in cui si vede tutto, in cui si è anche molto scoperti, devo dire la verità, perché non si può barare facendo vedere le proprie mani in primo piano. E quindi la mia filosofia, dico, è questa, di integrazione tra l'esecuzione e il lato degli studi musicologici che la sostiene sempre. E in questo momento c'è qualche autore in particolare a cui ti sta interessando, qualche progetto che bolle in pentola di cui ci vuoi parlare? Sì, vi dicevo appunto quella di Bach, che lentamente completerò la lettura del clavicembalo ben temperato, offrendole proprio non con le mani in primo piano,
e anche quella di Galuppi, che è un autore sempre del Settecento, in questo caso veneziano, a cui ho dedicato alcuni anni fa un disco al cembalo, ma che in questo caso è stato anche lui organista per lunghi anni a Venezia, e quindi ne riproporrò a breve alcuni video dedicati alle sue sonate, la cui edizione critica è stata appena terminata. Grazie mille, questo, insomma, abbiamo imparato molte cose sull'organo e sul mondo degli organisti, e proporrei di concludere questo incontro con un'altra caramella, un altro ascolto dal tuo album, a cui ti chiedo di introdurre con qualche parola conclusiva. Sì, questo secondo ascolto invece è una sonata in tempo veloce, un allegro. E ne ho scelto tre esecuzioni musicali, una al forte piano, questa volta la prima avete sentito il pianoforte, adesso sentirete il forte piano e vedrete inquadrata la tastiera di un forte piano mentre ascoltate, che è di 60 tasti, mentre la tastiera di un pianoforte moderno è di 88 tasti, quindi già cominciate a capire com'era differente questo strumento. E nelle tempi allegri il fortepiano esalta molto le sfumature, soprattutto la fluidità del discorso musicale, mentre il secondo momento di questo ascolto è la stessa sonata eseguita con l'incipit al clavicembalo. In questo caso è inquadrata la tastiera di un clavicembalo italiano di metà 700, vedete che già la tastiera comincia a restringersi, sono più corte, insomma, se uno li conta, avesse la possibilità, sono poco più di 50 tasti. L'esecuzione cembalistica invece in tempo allegro esalta assolutamente la brillantezza, a differenza delle sfumature. E la brillantezza e la melodia che risulta veramente molto spiccata e brillante. E invece l'esecuzione all'organo di questo stesso incipit che voi potete vedere è eseguita su una tastiera di un organo standard, diciamo, del Settecento italiano, che è quella di una tastiera di 45 tasti, quindi siamo alla metà praticamente della tastiera di un pianoforte. Infatti io per eseguire questa sonata all'organo ho dovuto trasportarla un tono sotto. In questo caso soccorrono molto gli studi compositivi nell'eseguire queste musiche su una tastiera così piccola, perché serve, appunto come dicevi tu giustamente, riadattarle a questo strumento senza stravolgerne la peculiarità, e qui sta un po' la difficoltà anche della operazione e la perizia che si vuole, ecco, nell'eseguirla. E questa tastiera di 45 tasti a cui si accompagnano pochissimi pedali, però all'organo magicamente con tutta la sua tavolozza timbrica che può offrire, offre un risultato molto differente, nel senso richiama molto di più l'orchestra o meglio la banda, perché proprio in questo caso il clima è quello bandistico e quello operistico di Cimarosa, perché le sonate di Cimarosa sono intrise di gusto operistico che viene molto esaltato soprattutto dai suoni tenuti e lunghi che sono propri dell'organo. Quindi io vi lascio a questo ulteriore ascolto musicale. Grazie mille. Adesso lasciamo la parola alla musica e poi alla nostra ospite Etta.
grazie Andrea, grazie Elle, che emozione veramente che ci hai portato Andrea con queste note, con queste spiegazioni così illuminanti. Grazie Elle per le tue aggiunte arricchenti, veramente non avrei potuto condurre in maniera assolutamente uguale. Vi ringrazio immensamente per il vostro tempo, la vostra dedizione e invito sempre tutti coloro che ci seguono a seguirci sulle varie piattaforme social in cui abbiamo tutte le nostre interviste e i nostri eventi pubblicati e soprattutto di sostenerci. Il Circolo è una registered charity in Inghilterra e sostiene le borse di studio per i giovani e questo è molto importante, soprattutto in un periodo così difficile come è stato il periodo passato. Mi raccomando, seguiteci e aiutateci come potete. Grazie davvero. Grazie Andrea e grazie Elli. Complimenti grazie ancora. A voi, grazie davvero. Grazie.